Oggi forse rispondo alla domanda: qual è il miglior programma per fare digital painting? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, qui sul canale ogni sabato vi porto un contenuto dove vi mostro un programma gratuito che potrebbe essere veramente d'aiuto a noi che sviluppiamo videogiochi e non solo. Sapete benissimo che io sviluppo videogiochi per passione, ma anche e soprattutto per lavoro. E oggi vi voglio portare qui sul canale un programma per fare digital painting, e questo programma è completamente open source, quindi gratuito. Open source ma anche in multipiattaforma. E sto parlando di Krita, un programma che mi è stato suggerito da un iscritto, uno di voi, che durante la live di questa domenica mi ha scritto proprio di parlare di questo programma. Così mi sono documentato e ho visto che Krita è uno dei migliori programmi proprio per fare il digital painting. Molti di voi magari si stanno chiedendo cos'è il digital painting. Io in descrizione vi lascio anche un articolo dettagliato sulla definizione digital painting, ma in parole povere il digital painting è semplicemente una nuova forma di pittura. Infatti si sta parlando di pittura digitale. Il digital painting ormai è utilizzato per tantissime cose, infatti molti lavorano, e chi lavora in questo campo, chi disegna e crea grafico utilizzando tavolette grafiche, quindi utilizza proprio lo strumento, il computer o la tavoletta grafica, si chiamano appunto digital artist. E ormai ci sono diverse forme di professione che riguardano proprio anche il digital painting. Molti lavorano ad esempio nel campo della pubblicità, nel campo del cinema, nel campo dei videogiochi, nell'illustrazione ad esempio per libri, per fumetti e per tantissime cose. Il digital painting ormai ha sostituito quasi del tutto un po' la pittura tradizionale. Infatti nel mondo del lavoro attuale è molto importante quasi saper disegnare di più utilizzando una tavoletta grafico, comunque al computer, in maniera totalmente digitale più che fisicamente. Ovviamente tutto dipende da quello che voi volete fare, quindi prendete le mie parole con le pinze. Oggi voglio parlarvi appunto di questo programma, un programma totalmente gratuito e open source che secondo me potrebbe essere un ottimo sostituto per Photoshop e altri programmi. Sapete benissimo che i migliori programmi sono a pagamento, e quindi per tutte quelle persone che vorrebbero avventurarsi in questo fantastico ramo, perché veramente è fantastico, io amo il digital painting e su Instagram seguo tantissimi digital artist, il suggerimento che vi do è di iniziare utilizzando un programma totalmente gratuito. Programma totalmente gratuito che però ci sono delle guide online. Infatti Krita ha tantissimi video gratuiti online, sia su YouTube ma anche su altre piattaforme, video dove vi spiegano passo passo proprio come utilizzare questo programma. Online ci sono tanti altri programmi che sono molto più famosi e quindi c'è una community molto molto più vasta. Questi programmi, come ad esempio Photoshop, hanno un costo, e per tutte quelle persone che si vogliono avvicinare a questo mondo e che non hanno la possibilità economica per acquistare e mantenere una licenza di Photoshop, secondo me iniziare con programmi open source del genere è la migliore soluzione. Vi basta infatti semplicemente andare sul sito Krita, che trovate ovviamente il link in descrizione, e trovate subito la possibilità per poter scaricare il programma. Infatti trovate Get Now Krita, un bel bottone gigante che una volta che voi lo cliccate, a seconda del sistema operativo che voi avete, potete appunto scaricare la versione che fa per voi. La cosa stra interessante è che c'è anche una sezione Learn dove potete vedere appunto tutti i tutorial, quindi sia articoli ma anche video che vi spiegano nel dettaglio proprio come funziona questo programma. Sapete benissimo che ormai è uno standard conoscere l'inglese, e ormai la maggior parte dei video sono in inglese, ma se cercate su YouTube Krita Italia trovate veramente tantissimi video anche in italiano. Io ovviamente non vi sto portando un tutorial io qui e non vi faccio vedere passo passo come scaricarlo, perché è veramente molto molto semplice, e non essendo un esperto di digital painting preferisco suggerirvi qualche canale che ne sa molto molto più di me. Infatti in descrizione trovate qualche video che vi suggerisco. Con questo programma si possono fare veramente tantissime cose, e sapete benissimo che noi che realizziamo videogiochi, tra una scena nell'altra si potrebbero anche inserire immagini fatte veramente tanto tanto bene. Chi sa fare arte digitale ad oggi secondo me ha veramente possibilità nel mondo del lavoro. Ovviamente, come dico sempre nei miei video, non bisogna soltanto saper fare questo, nel senso che ad oggi è molto importante anche farsi notare, utilizzare bene i social, però tutte queste cose magari le riprenderemo di nuovo in un altro video, oppure semplicemente ne parleremo insieme ad una live. Oggi volevo parlarvi proprio di questo programma, un programma totalmente gratuito, open source, che vi permette di poter iniziare perfettamente a fare digital painting. Vi ricordo che il digital painting è un'arte da non sottovalutare. Ad oggi si possono fare tantissime cose, infatti illustrare per videogiochi, copertine di libri, cinema, tantissime cose. Se sapete disegnare sia su carta anche appunto utilizzando gli strumenti moderni, se vi muovete bene online avete la possibilità di lavorare veramente tanto. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi ho preferito parlarvi soltanto di un programma che però potrebbe essere veramente d'aiuto a tantissime persone, specialmente per tutte quelle persone che si stanno appena avvicinando al mondo
mondo del digital painting, un programma totalmente gratuito, open source, che potrebbe veramente essere d'aiuto a moltissime persone. Quindi, se volete scaricare Krita, trovate tutti i link in descrizione, trovate anche i link per le guide. Se volete invece iniziare a creare videogiochi, quindi utilizzare Krita per disegnare e anche iniziare a sviluppare videogiochi, vi ricordo che io utilizzo Construct, un programma in parte gratuito ma anche in parte a pagamento, ed è perfetto per tutte quelle persone che sanno appunto disegnare. Infatti Construct ti permette di realizzare videogiochi senza scrivere nessuna linea di codice, e in descrizione trovate anche i link ai videocorsi totalmente gratuiti per iniziare a creare videogiochi semplicemente partendo da zero. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, trovate tutti i link in descrizione. Se volete vedere ogni giorno un video riguardo al mondo dello sviluppo di videogiochi, vi basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti, mentre se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere con un commento qui sotto e con un bel pollicione in su. Quindi ragazzi, ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video, quindi ci vediamo domani, ciao!